La Toscana del pallone si ferma, stadi chiusi per l'emergenza coronavirus e partite rinviate. Sarà un fine settimana senza calcio giocato per le formazioni dilettanti. In Serie D rinviata la super sfida del Porta Elisa di Lucca tra il Prato e la Lucchese. Il big match viene rinviato con le due squadre che continuano ad allenarsi rigorosamente a porte chiuse con la speranza di potersi sfidare alla ripresa, sempre coronavirus permettendo, il 22 di marzo. Una sosta forzata che potrebbe cambiare gli equilibri di un campionato fino ad oggi iperequilibrato. Deluse anche le due tifoserie che erano pronte ad allestire coreografie e riempire il Porta Elisa per questa sfida che profumava di calcio professionistico. Tutto rimandato con la consapevolezza che la prevenzione della salute viene sempre prima di tutto. In eccellenza rimandata la partita casalinga della Zenit Audax che al Bruno Chiavacci doveva ricevere la visita del fanalino di coda rignanese alla ricerca di 3 punti per rimanere aggrappata al sogno playoff. Anche in questo caso tutto congelato. In promozione niente big match tra Prato 2000 e Sestese, una sfida che poteva essere il crocevia del campionato di entrambe le squadre. Il Prato 2000, reduce da 2 sconfitte consecutive, cercava di ritrovarsi, mentre la Sestese avrebbe potuto definitivamente rilanciarsi. Niente sfida di vertice per il Viaccia, che avrebbe dovuto misurare la febbre, e in questo periodo la parafrasi ci sta a pennello, il lanciato River Pieve, secondo della classe, mentre il Maliseti, al Luco di Mugello, avrebbe dovuto cercare ulteriori punti salvezza in un vero e proprio scontro diretto. Tutto cancellato, tutto rimandato, in ossequio al rispetto del decreto ministeriale per l'emergenza coronavirus. Il calcio si ferma, per questa domenica la palla smette di ruzzolare. Un po'. Ma finisce qua.